dicevo, ci abbiamo da fare perché dobbiamo scendere nei meandri di Petit Londo, che dovrebbe essere qua giù. Usiamo anche l'anima di Sif, già che ci siamo, va che qualche livello in più schifo non ci fa. Peccato che non li possiamo fare per 600 anime, se non mi devo incazzare. Però mi sono ricordato di un'altra cosa, anche questa molto utile. Sì, ti ho chiesto. Ok, dicevo, comprarmi un paio di stregonerie, che il minimo sindacale con 10 di intelligenza dovrei poterci riuscire a usarla, quindi sembrano anche effettivamente molto efficaci. C'avevo anche qualche altra anima, roba del genere? No, quindi sto andando in giro con 30.000 anime, che non è che stia proprio tranquillissimo. E al posto di sta cacchio di fiamma ci equipaggiamo il bastone e vai di stregoneria. Cucureddu l'apprendista stregone proprio. Scendiamo giù e prepariamoci a girare in mezzo ai fantasmi. Tanto mi è arrivata una fiaschetta extra, non si sa bene perché. E tiriamo la leva. Vediamo di scendere in mezzo ai fantasmi. Adesso sta prendendo il sole. Circa. Tanto vale farti morire male. È un po' da stronzi ammazzare questi poveri disperati che non ci stanno neanche guardando. Però non si sa mai che questi. Dark Souls, basta che ti giri un attimo e ti trovi 20-25 persone pronte a prenderti a calci nel culo. Quindi, a voler essere previdenti, insomma. Dice quello, chi spara per primo spara più forte, quindi. Perché rischiare? E ci morite everybody all together get down. Soliti bei posticini. Proprio roba che ci passeresti le vacanze. E adesso, per i nostri amici fantasmini, serve questa. Maledizione transitoire. Adesso vedete. Mamma mia, lisciotto. Lisciotto in scioltezza proprio. Bene, buona sapersi. Non mi dovrò complicare la vita più di tanto. Sperando soprattutto che duri quella maledetta maledizione. Con cui mi sono maledettato, maledetto. Ma do quante scale. Salve. Non si disturbi, lasciotto subito. Ah, riesco a prenderla già con le frecce da qui. Bene, così mi risparmio la rottura di cazzo dopo. Ok. Salve. Morto. Vi facevo più competitivi, ragazzi, eh? Ecco, stavo per dirlo. C'è uno lì e uno sicuramente dietro la parete che vuole farmi il culo a paiolo. E io non mi faccio nessun problema. E ve lo faccio in allegria. Sta buono lì. Vi avviso in anticipo, questa zona l'ho già fatta senza arrivare al boss. Quindi qualche drop potrei averlo. Stai zitta, troia. Qualche cosa potrei averlo già preso. Qualche drop potrei averlo già recuperato e cose varie. Non. Certe cose magari le ho lasciate lungo la strada. Sono venuto da qui? No. Chi è? Chi è? Dai, buona. Cazzo fai? Che gioco stiamo giocando, su? Non ci vogliono aiutare. Non ci vogliono neanche incontrare proprio. Noi andiamo a prenderli a casa loro, salve. Ci muori prima tu, tanto, eh. Mi sa che sono troppi. Ci muoio prima io se non mi do una. Se non mi do una sbrigata. La tripla della vita nel frattempo, letteralmente, perché sto per morire. Devo. Tanto ci avevamo una fiaschetta omaggio, non so chi ce l'abbia lasciata. Urla tua sorella, per cortesia. Ok. E ci morite tutti. Fantasmi e non. Due maledizioni transitorie, qui sopra c'è una scala. Prego. Saliamo. Chi cazzo? Dai! Pure qui! Sarete anche un po' dei figli di puttana, se mi permettete. Questo signorino chi sarebbe? Oh, ci ha dato una chiave. Allora, abbiamo una chiave.
Quindi scendiamo di prepotenza, perché abbiamo da esplorare adesso. Esplorare e ancora esplorare soprattutto. L'ho già detto esplorare? Esploriamo. Presumo che il sigillo di cui parlava il buon uomo che ci ha interpellati fosse di qua. Infatti c'è una porta e noi la apriamo senza pensarci neanche un briciolo di secondo. E diamoci dentro, che è una meraviglia proprio. Quella porta mi suona familiare. Fatto sta che adesso possiamo scendere. E quindi la situazione potrebbe incredibilmente complicarsi. Non aspetto altro. Ok, questo probabilmente è un ascensore che ci permetterà di andare giù, quindi tiriamolo in scioltezza. È proprio tutto un altro posto qua. A parte una gigantesca moria di... Oh cazzo! Quelli sono draghi, vero? E quelli sono... Ebbene, salve! Proprio il genere di persona che volevo incontrare. Beh, che cazzo? Che cazzo è questa cosa? Cos'è? Bene, non gli faccio un cazzo. Buona sapersi proprio. E vabbè, con la spada forse gli faccio un po' di più. Mi sa che ci sei morto tu, eh. Apprezzo lo sforzo, ma ci sei morto te. Quindi, grazie, arrivederci. Eh sì, questi sono draghi. Io li lascerei lì dove sono, che fastidio non me ne danno, quindi... Se non vi dispiace. Speriamo di non dover trovare un altro di questi... Cavalieri rompicoglioni, perché insomma... Potrei non essere in grado di fronteggiarli. Infatti, nemico temibile. Da dove arriva? Ecco, da lì. Io scemo ci stavo passeggiando tranquillamente davanti. Perché sono furbo, capito? La starei aspettando, signore. Eccolo lì. Non li stallocco mai nella vita. No, vabbè, li trisciotto, solo che... Stai fermo. Ok, un pezzo di titanite. Oh, c'è la nebbia. Di già. Ah, era dove ero prima. Io ero convinto fosse chissà quale roba misteriosa. Ok. Ah, salve. Non l'avevo vista, mi perdoni. Perri. Ma quando mai, proprio? Questa è una roba che si mangia. No, vabbè, sì. Poi? No, qualcun altro. Non disturbatevi, eh. Volete un tè, un caschè, un carcadè, qualcosa, no? Siete tranquilli così? Va bene. Bevo, innanzitutto. Uno sembra non... infatti, sembra, perché... Come prima, non lo stallocco mai. Uno c'è morto. E anche l'altro, che culo. Ragazzi, non me le potete fare queste cose così all'improvviso. Ma peraltro ci rimango male. Adesso, per esempio, dovrò usare un'umanità, perché col cazzo che continuo a usare fiaschette, ne ho già sprecate 4, se non vi dispiace. Stavamo entrando nella nebbia, sperando di non trovare qualcun altro a romperci i cojones. Qui non c'è nulla. Questa è palesemente una... Non è vero. Parete invisibile. Questa non è anche. Che cazzo è quello? Che schifo è? Non gli faccio neanche tanto danno, quindi ci devo stare 5 volte attento. Ah, bene, ci mancavano i teschi esplosivi. Cazzo, è Doom? Pure qui? Io scappo, poi fate come volete. Proprio ti lascio al tuo destino. C'è una scala e io non ho assolutamente paura di usarla per andarmene, principalmente. Ma c'è anche un drop. Solita anima. Il solito, che cazzo! Sì, Sailor Moon. Oh, muori, non rompermi i coglioni anche a te, va. Che già mi bastano i tuoi amici qua. È un'associazione a delinquere. Credo di vederne un altro in lontananza. Bene, mi hanno invaso. Cosa potevo chiedere di meglio dalla vita? Un'altra invasione.
saliamo la scala prima che sia troppo tardi. Ah, siamo ritornati, ecco! Qui c'è il baule che non vedevo. Guardiamoci intorno, che non si sa mai. Tizzone gigante. Adesso devo capire dov'è il nostro amico invasore prima che... Anzi, siccome non sono scemo e ho tanta roba addosso, mi sa che mi metto un bel anello del sacrificio giusto per stare sereni. Che se poi non succede nulla, almeno ci siamo protetti. Ah, bene, mi mancavano queste situazioni. Ci devo provare di persona. Questo è una cosa molto molto brutta. Anche questa. E vabbè. Salve, è stato bello. Ci abbiamo provato, ci siamo divertiti. Sì, grazie, arrivederci. Vada a fare in culo lei e chi tutto la conosce. Vabbè, è stato bello. Me lo dovevo aspettare. Siamo tornati a Petit Londres, abbiamo trovato anche compagnia. La signorina Sara. Almeno avremo qualcuno con cui abbattere questi pezzi di stronzo. Aiutino che non ci è stato possibile avere prima. Ce n'è anche un altro. Andiamo tutti insieme all together. Luna, Sara e Luna. Abbiamo anche la stessa spada. Voglio dire di preparare la solita maledizione. E di ricominciare da dove eravamo rimasti. Ovvero ad ammazzare fantasmi. Ok. Vi strascotendo in allegria proprio. Che altro, occhio a eventuali shortcut e robe varie. La signora Sala è arrivata. La signora Luna è arrivata in questo istante. Siamo anche stati invasi, tanto per cambiare. Non succede mai, direte voi. C'è anche un simpatico passaggio. Io proverei ad esplorare. Non ho capito, scusami. Si può già scendere giù? Vabbè, allora. Tutto tempo risparmiato, porca miseria. Ma stiamo scherzando. Eccolo, salve. Che glielo facciamo, un backstab? Oh, grazie. Volevate prendervela con calma voi due. Insomma, che razza di collaboratori siete, per l'amor del cielo. Oh, grazie. Vabbè, ma se vi sembra a posto dove... Minchia, toglie un po' molto con il... Qualcuno può andare ad ammazzare l'invasore figlio della merda che è venuto a romperci le scatole, tanto per cambiare? Giù di grandi anime nel frattempo. Ho già capito qual è la tua idea e non te lo lascio fare. No, 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 e vaffanculo. Andate tutti a farvi fottere. E ritorniamo di nuovo a romperci i coglioni a Petit Londres, che abbiamo capito, insomma, la situazione è quella. Grazie al cielo non dovrei essere più invaso, perché non essendo più umano è una possibilità che non si verificherà più probabilmente. Abbiamo scoperto l'esistenza di questo shortcut e direi che sarebbe da grandissimi minchioni. Attenzione, non usarlo. Ma cazzo, è vero, non abbiamo aperto lo scrigno che c'era lì. Dovendo preoccuparci più per la nostra vita che altro, non abbiamo avuto modo di... E ci muori anche tu. Su. Prego, vada via. È il chiuso, possibilmente. Nessuno? Ok. Pezzo di titanite. Che sembra un insulto detto così, ma ci sta. Lì che c'è qualcosa. Sicuramente anche qualcuno, perché tanto... Addirittura, globo creato chiuso per 6. Quindi si invade che è un piacere. Eh no. Sì, vabbè, piantala, Sailor Moon, fammi sto piacere, dai. Ok, dobbiamo andare a riprenderci le anime principalmente, che in questo momento è la cosa più importante. Siamo saliti di qua, ok. Ce l'ho. Le mie anime sono qui. Adesso io me ne andrei, che
stanno già arrivando i grandi eserciti. Mi serve un'idea, e anche in fretta, perché stanno arrivando a 2-2, che cazzo. Ok, un pochino di coraggio quanto basta, ce l'abbiamo fatta. Se lo sapete cosa vorrei tantissimo dalla vita? Un falò, un fottutissimo falò, che mi salverebbe l'esistenza in questo momento. Ok, è rimasto quello schifo là sopra e credo niente più di questo, niente più, come cantava Baglioni. Guarda come ci muoio. No, ok, pensavo peggio. Madonnina, stanno arrivando anche i fantasmi. Io questo lo sto temendo un po', perché un po' mi fa schifo principalmente. E poi sta spawnando schifezze di varia natura. Ed è giusto che mi faccia schifo. E opla! Non era impossibile, ma era fonte di corposi cagotti, quindi ci stava che fossi un attimino preoccupato. Ok, guarda sempre la catena, che è un attimo con questi. Allora, non è quello che stavo ammazzando prima, questo è un altro ancora. Bene, questo significa che questo posto è pieno di quegli schifi. Oh, e c'è la nebbia. Siamo arrivati esattamente sopra dove eravamo. E direi che siamo anche arrivati. E direi che quello che sta per arrivare è peggio di qualunque cosa poteste aspettarvi. Io continuo a scendere, se sa mai. Metti magari anche che lungo la strada becchiamo un falò, che non sarebbe una brutta idea, ma mi sa che è chiedere troppo alla From, vero? Vero From? Sì, era chiedere troppo. Ci vediamo dall'altra parte. E prima che arrivino quei cazzo di quattro re... Troppo tardi, vero? Oh cazzo! Lo dovevo tenere. Ok, chiedo scusa. A saperlo non l'avrei tolto. Ecco qua. Fu così che Cucuredu morì shottato male. Madonna santissima. Dai che lo attacco, dai che lo... No, no, no! C'è entrato in pieno. E non è da solo. Aia. Quello faceva male. Bastardo! Bastardo figlio di puttana. Siamo tornati, abbiamo un fior fior di aiuto. Abbiamo la signora Caleonia, speriamo di riuscire a chiamarla. Se non ci riesco mi incazzo, perché ho bisogno di aiuto qua. La signora Caleonia, abbastanza interessante. La signora Sara di prima, che... No, non riusciamo a chiamarla, vorrà dire che chiameremo la strega Beatrice. Sempre che sei ancora disponibile, sì. Abbiamo anche la signora Beatrice, vediamo di darci alla pazza gioia, è il caso di dirlo. Eccoli là, salve. Venite qua che vi scotenno l'esistenza. Bene, cominciamo proprio alla grande. Non gli sto facendo tipo un cazzo, però il pensiero positivo c'è, diciamo, La signora Beatrice fa male, non c'è che dire. Però fanno male anche loro, perché... Insomma, vabbè, sì. Cucureddu, per cortesia, concentrato. Che qua è un attimo. Appunto. Io bevo, la signora Beatrice la vedo in estrema difficoltà. Per non dire che ci sta per lasciare. E ma che... Con quale potenza devastante, scusatemi, fatti. Strega Beatrice prende i piedi e se ne va. Mi sa che anche... No, stai lì. Chi ti tocca? Dicevo, la signora Caleonia sta per lasciarci ugualmente. Madonna, Cucureddu, con quale... vabbè. Sì. Bravissimo. Ok. Sei schiattato, ma ti ho portato con me, è il caso di dirlo. Oh. Potevate avvisare? Io stavo andando da quelli.
Commento non ci fosse più nessuno qua. E invece no, stavolta ci muoio. Ci muoio. Ci è mancato poco. Sì, vabbè, ma con quale potenza imbarazzante. Sì, vabbè, poi una gangbang è diventata. No, appunto. No, mi sa che qua è meglio darsi una stoppata, eh. Sì. Piccolo salmone controcorrente va, segue un sogno che non potrà vedere, e il lupo paffa. Vabbè ragazzi, non sto qui a fare citazioni colte, basta solo che vi dico che se non avete mai visto Road Trip non sono sicuro di volervi conoscere, ma sul serio, non è uno slogan.